the FG, FG, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Ciao a tutti ragazzi da The Face Game, oggi siamo su Prova la tua fortuna. Ah, praticamente è una modalità di Mortal Kombat. Cioè, già ho capito, hanno iniziato già a aumentare i personaggi. Sì, tanto c'è questo Jason. Acquistabili però. Allora, io comprerò sicuramente questo, il Predator. E lo comprerò appena è disponibile, perché vedete c'è scritto prossimamente, quindi ancora non è disponibile. Praticamente la modalità Prova la tua fortuna è una modalità particolare di Mortal Kombat, dove nel combattimento ci sono dei bonus, diciamo, che possono essere a favore tuo o a sfavore tuo. Ma per entrambi, ma i bonus funzionano per esatto. Anche l'avversario, naturalmente. Se ad esempio c'è quello che recupera vite, che vengono fuori il cuoricino esatto. Sulla mappa, puoi riprenderlo tu o il tuo nemico. Poi c'è la velocità aumentata, rallentata, fulmini dal cielo, insomma di tante cose. Se tu hai deciso di fare questo video? Allora ragazzi, adesso faremo la torre e... Prova la tua fortuna. Praticamente, sì. No, scusate Scorpio, sì, metto sì. Sub-Zero. Praticamente la prova la tua fortuna. Prova la tua fortuna. Ogni personaggio, ogni volta che tu fai un match, aumenta di un modificatore. Praticamente quindi il primo match è un settimo, modificatore. Arrivi al settimo che è pieno. Esatto. Perché adesso in teoria c'è solo un modificatore. Vediamo qua contro Goro. E ci abbiamo modificatore? Scatti disattivati. Ok, questo è il primo modificatore che quindi non puoi correre. Esatto. Scatto di nuovo, voglio solo vedere. Perché qui hai fatto lo scatto? Scatto? Il scatto non nel senso. Quello è il scatto in avanti, la cosa probabilmente intendono. Cazzo! Vaffanculo qua. Picchialo Goro, che fai bene. È forte sto Goro. Goro è forte. Scegli un monaco. Ehi, non vale questa roba qua. Ma cosa? Un poco verde? Ma che cazzo ne so, uno schifo, va bene. Ah! Adesso ho fatto doppio calcio avanti e doppio calcio in avanti. Perfetto, vedi? Doppio calcio avanti. Ah, lui non può far scatti? Ah, non solo lui? Il modificatore è per lui. Ah, bene, meglio. No, ogni volta sbaglio, eh. Perché? Perché non si trova da far così. Cioè, diciamo che fino adesso tu hai usato più che altro Sub-Zero, giusto? Perché esatto. Ti piace. Ah, cazzo. Aia. E questa? Questa non ho mai visto, sta mossa, eh. Quando si gioca contro la console con Mortal Kombat ci sono mosse mai viste. Adesso do un calcio così. Ecco, ho finito, morto. Sub-Zero, guarda che braccio che c'ha Sub-Zero ghiacciato. Sì, perché così si rompe. È più grosso di quella colonna lì. Esatto. Al secondo scontro, prova la tua fortuna. Chissà chi troviamo. Kitana. Allora, vediamo, saltiamo. Ecco, due buoni motivi per giocare a Mortal Kombat. Direi molto buoni. Adesso abbiamo due modificatori, vediamo un po' quali sono. Allora, borsa dei trucchi tutti e terremoto tutti. Borsa dei trucchi non ho idea. Lo scopriremo giocando. Cioè, vedremo lei cosa fa. Tanto c'è il terremoto, hai visto che... Ma cosa cazzo? Borsa dei trucchi. Hai visto che ti rincoglionisce tipo il terremoto? Ah, bonus, cazzo! Ah ok, ho il bonus velocità quindi io. Sì, ma non serve a molto a quanto pare. Che paio di coglioni fai di là? C'è lo scudo, il corazzo della di là, che ti è arrivato addosso, bene. Ah ecco, così si intende, ecco si intende per borsa dei trucchi. Esatto. La vecchia! La vecchia! La mossa finale, l'ho ucciso con la vecchia. Round 2, fight! Che c'è un macello sta mossa. No! Volevo vedere cos'era quel coso. Ecco. Ah cazzo, scudo. Non so quanti pare il scudo. Sai quanti danni fa quello scudo? Ah! Toh. No, che sfiga, no. Sto per fare un'altra mossa. Sempre lo scudo, ragazzi, ma. Oh, basta quel diamante verde, eh! Che palle! Smeraldo, se non uno smeraldo è verde. Ecco, vita per lei. Che palle, dalle in pasta alla tigre. Oh, ma... ho preso io qualcosa, non so cosa ho preso. La corazza. La vita! Non darle a lei! Merda, che sfiga. Oh, adesso ti è arrivato addosso. Non puoi lamentarti.
Sì, l'ho ucciso e ho preso anche la vita. Come bene. Se servisse adesso. Come se servisse, bene, 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 bene. Guarda, guarda la vecchia lì rantolante nel suo sangue. io voglio, tu non compri il Predator, tu compri il personaggio, la vecchia. Se c'è, lo compro. Adesso abbiamo contro Kunjin con tre modificatori stavolta, che sono, allora, tutti, donna da velocità, quindi tutti veloci, più rigenerazione salute e tocco vampirico, solo lui. Che non so cosa sia. Ah, tocco vampirico, probabilmente. Quando ti tocca ti. Mi danneggerà sicuramente. Ti prende, si ricarica la sua vita più che altro. Va, esatto. Cazzo, quindi aveva. Ah, rigenerazione aumentata, in più mi ruba la vita. In modo probabilmente immortale. Aia, aia, aia. Guarda che bastardo, non è vero, lì sono la vita. Non è giusto, cazzo. No, prendilo da distante allora. No. Ah! Tu mi colpisci e io ti ghiaccio. Io ti caccio ancora, e ancora, e adesso prendo anche l'altro martello. E ancora, e ancora. No! Momo, fai gli X-ray, dai. Fatta e l'ho ucciso così, con una in maniera proprio brutale. Ecco, stronzo, tocco vampirico, fottiti. Ah, il prossimo. Tieni una biga. Sì, esci da chiaro, ce l'ho qui. Opla. Opla. Martellata. Ah. Cazzo. E ogni colpo recupera vita, davvero? Ah, mi ricordo adesso questa mossa, aspetta. Chissà se riesce a farla. Sì, farla. Cioè, quindi lo lanci in aria e riesce a dare una propria di colpi? Esatto. Aspetta, questa era bella, aspetta. Ma io mi chiedo, ma scusami, ad esempio, quel... il candelabro lì, il braciere, è prendibile solo se sei dall'altro lato? Sì. Ah, quindi è un modo, diciamo, per uscire dall'angolo. Dall'angolo. Ma te lo uccido così? No. Merda. Sub-Zero, weapons. Bene, andiamo avanti. Sono quattro modificatori. Okay. C'è un uomo dentro un sì, bagno è di sempre sangue. La stessa roba del... Ok, è molto Raiden. Molto... Oh merda. Lui è forte. Il dio del tuono. Raiden è veramente molto molto forte in sto gioco. Allora, abbiamo tempo limitato tutti. Scatti disattivati, solo lui. Terremoto tutti. Minato addirittura. E incantesimo di salute tutti. Vabbè. Ok, iniziamo subito così. Ti fai capire che comando. Anche che c'è una mina! Ah, è l'esterno è mina, tipo del... di lì. Cazzo! Questo è qui, anche me. Vaffanculo! Qui ci sono due mine. Merda, ma perché le prese? Vabbè, non è che sto a guardare le mine. Non stai a guardare, il moltiplicatore deve stare sempre molto tempo. Che non l'ho mai fatto? Hai congelato il nulla. Esatto. Figo. Molto forte l'hai dentro me. Io lo faccio volare in continuo, hai visto che figata? Speriamo che c'erano altre mine lì, adesso tende che sono salti in aria. Hai visto cosa gli ho fatto? L'ho fatto volare da una parte all'altra della mappa. Cazzo. Occhio. Tinton. Quello diretto così sembra un calcio di Mr. Bean. Tu scampi il film, no? Che John English. John English. No, mina. Ma che cazzo di sfiga. Guarda. Occhio. Ecco. Mina anche lì da... dietro di te. Ah. Sei sopra le mine. Che mi ha buttato lui, magari. Ma l'hai studiato ogni tanto? Ci studiamo. Dai, è cazzo. Bella questa... Ha usato una mossa speciale per fare cosa, scusa? Saltare dall'altra parte. Ma che cazzo è? Vabbè, non chiedere. Bam! Merda. No! Aia. Occhio! Il catesimo di cura qui recupera vita. Fai mina! Merda, mina ogni volta! Devi avvantaggiare ancora il tuo avversario, non so. Sì, già lui è un dio, quindi non so quanto abbia bisogno di essere avvantaggiato. Hai visto cosa cazzo ha fatto? Sì. Aia. Volevo fare una mossa. Oh, ok. Sub-Zero wins. Basta il sudore. Lo lancio per aria, capito? Adesso il prossimo avversario
5 modificatori. Sempre peggio. Spero che siano a favore mio quelli buoni, quelli cattivi a favore di questo qui, Kopalkan, che è un bastardo. Allora abbiamo pessima posizione. Oh merda. Tocco di gelo, quindi io quindi quando lo colpisco si gela. Barra super infinita. Tutti. Oh merda, fai barra super infinita. Mi viene male. Ah, fai subito l'X-ray, dai. X-ray a manetta qui, eh. Cazzo, non lo fa. Ah, è super infinita ma non puoi fare l'X-ray. Perché? Ah, perché ci sono, sai che ci sono tipo i vari cose che consumano la barra. Lo fa tutto così. Mi viene male. Oddio! Qui non scherza, eh? No. Merda, non capisco un cazzo, mi è male, ti giuro, da fastidio. Anche a me. Da fastidio, cazzo. Cazzo hai detto? Cosa ha fatto? Specchio riflesso, buco di accesso. Tanto la barra infinita, to. Anche lui ce l'ha fatta. Certo. No, anche lui ci può tirare le cose, diciamo. Fallo rimbalzare ancora e ancora. Lo faccio rimbalzare. No, Sub-Zero win. Perché ragazzi, quando date la mossa potenziata è difficile, è più difficile pararsi. E in più togli molto più energia. Un parapattero. Preparato. Ah, è vero, ogni colpo che gli dai lo piace, è vero. Disperazione. Dio mio, mi è male. Guarda che ti sboco per un po' qui, eh. Anzi, passami il cestino. Ok, è finita. Adesso passami il cestino, per favore. È finita, perché mi vedo sboccare anche a me, da fastidissima sta cosa. Allora, adesso abbiamo quindi il sesto e penultimo combattente. Non riesco a stare fermo, Matteo. Oddio, Sub-Zero contro Sub-Zero. Con un modificatore, allora, aggancio tutti. Interattivi potenti solo lui. Ecco, corazza riflettenti tutti, pericolo tutti, niente tartarughe. Quindi ci scivola. Niente tartarughe. Non lo so. La mia. Ho vinto. Ma che cazzo? Bello. Round 2. Fight. Sub-Zero wins. Facile. Ho una domanda. Non lo so. Non l'ho capito. Vabbè, però ho vinto, ok? Vedi, ho fatto un pugno. È il pugno più potente del West, ok? L'ultimo avversario, Quan Chi. Con 7. Chi? Chi? Lui, Quan. Chi? Quan. Chi? Quan. Chi? Quan. Chi? Non so, Quan. Allora, borsa di trucchi che ho di prima. Bombe di Cirax. Potenziato io. Pugni divini tutti. Barra super disattivata, quindi non ci sono i colpi X-ray. Ma perché non è? No, ho davanti da solo. Vabbè. Ok, sono le granate. No. Merda, mi sono parato tu. Sì, ma le granate non puoi pararti. Vai indietro, che sono i pugni gonfiati, corri indietro. Dove sono? Dietro. C'è niente. C'erano. La vita. La morte. Ecco, gli ha preso. La vita, la morte. Prendilo. Ah, ma come Sub-Zero vince? Cosa gli ho fatto? Ah, gli sono esplose le bombe. Sono disattivate anche le prese, non posso fargliele. Ma che cavolo? Non si capisce niente questo. Merda. Cazzo merda. Ah, ma hai preso lo scudo, bravo. Che io? Sì. Pin di modificatori. C'è la testa di Quan Chi là sotto. Esploso. Che figata, ragazzi. Bello, l'altro si è buttato in acqua dal stupore. Oddio, che bello. Vabbè, ragazzi, è finito qui? Sì, ho vinto la torre. Quindi il video finisce qua. Se il video vi è piaciuto, cliccate un bel mi piace. Continuate a iscrivervi al nostro canale. Preparatevi ad altri massacri di questo genere. Ciao a tutti. Perché è una roba fighissima. Mortal Kombat è il gioco più bello di sempre. Prenderà studente il Predator. Fighissimo. Ciao a tutti, al prossimo video.